Che si deve dire, che si fa? Sentiamo anche lui, gli speaker, dei vecchi speaker. Te che c'hai il telefono. C'è il sonda lì, magari Leandro, te che sei alzato. No, facciamoli alzare. Capasciocchi, per dire, era grande Capasciocchi. Radio, era magro. Eugenio Benedetto, scusate. Ha entrato in radio, era magro e aveva anche capelli. E quello anch'io. Io magro sono rimasto, lui un po' meno. Ho dimenticato una cosa incredibile. Ormai non può dare. No, questa la devo dire. L'ho detto che ce l'ha impaginato la Paola Calamai Menelli. No, grande Calamai! Brava Paola! Sono un po' emozionata, scusa. Non ritrovavo il foglino dove mi ero scritta tutti quelli che volevo ringraziare. Vabbè, quella è l'età, non ti preoccupare. Fammi dire una cosa, Paola, mi ha detto la prima che devo ringraziare è Paola e non l'ha fatto, per cui è emozionatissima, sembra una tutta d'un pezzo, ma invece sei emozionata perché ha detto ma la Mandacasta mi prenderanno in giro, dice mi prendono in giro gli picchio, dico guarda che se loro gli picchi loro godano, sicché dice allora no. Allora è stato masochista. Intanto, intanto scusa, se hanno scongelato il Fontana per l'ennesima volta, e lui lo congelano e lo scongelano, va a giornate a te. Dopo ti si fa dire una fischiera a te, una fischiera una. Preparati, una parola sola, una. Ah, intanto dice Eugenio Benedè che per anni e anni ha sgnoccherà, cioè non è quella la parola in italiano. Ah, quando no, ha condotto, volevo dire che ha viscerato qualunque tipo di evento in loco. Ma soprattutto grazie al tesserino della radio che ha sbloccato più concerti che. Allora, due cose intanto. Una volta tanto in una presentazione di un libro lo speaker che per definizione non ha volto a un volto. Questi sono i gastrici, quello è Fontana e poi ne vedrete altro. Io sono Eugenio Bellidei e quindi questo è. Due cose, il vice sindaco ci ha detto che Radio Insieme non c'è più. Io vi posso invece assicurare che Radio Insieme esiste ancora perlomeno al Ministero dello Sviluppo Economico, perché la nostra richiesta di liquidazione che io sto curando ancora non viene chiusa. Quindi Radio Insieme ad oggi è chiusa. Ma ci credo, c'hai la maglia procrastinator e quindi esatto, voglio dire, domani, non chiudiamo. La seconda è che... E perché come, sei un bravo avvocato. Perché... Allora, come ha detto Stefania parlando di una frase poetica di Gelli, crediamo nei nostri sogni, noi ci abbiamo creduto in Radio Insieme, ci abbiamo creduto sempre, ci abbiamo creduto anche in questa presentazione. Stasera alle 6 gioca l'Italia e tutti siete qui, quindi vuol dire che vi interessa più la Radio Insieme dell'Italia e ci credete. Oggi partiva il Tour de France da Firenze e siamo tutti comunque qui non a vedere un evento mondiale. Radio Insieme c'è. Un applauso. Prendo la parola.